L'ho fatto tutto fino in fondo, con dignità, a testa alta. Di cosa dovrei chiedere scusa? Di aver dato tutto me stesso pensando di farcela. Grande, ce la faremo! Viva il Reggio! Viva il nuovo centrodestra! Viva la Calabria! Per l'effetto condanna, Scopellichi Giuseppe alla pena di anni 6 di reclusione. È giunto il momento, ovviamente, dopo questa vicenda, di rassegnare dimissioni. E finisci alla cella numero 16 del carcere di Ardillà. Chi è oggi Giuseppe Scopelliti? È un uomo che cerca di costruirsi un avvenire, un uomo impegnato nel mondo del lavoro, che ha trovato una sua nuova dimensione, che porta con sé dentro le straordinarie e bellissime esperienze della militanza giovanile, dei ruoli importanti di vertice del fronte della gioventù, e che si porta nel cuore ovviamente quelle esperienze istituzionali che mi hanno formato e mi hanno dato un contributo importante anche nella crescita, nella capacità di conoscere anche nel più profondo le istituzioni di questo nostro paese. Ma è un uomo più forte o più debole? Ma è un uomo forte perché forse ha dato prova di essere forte superando un momento difficilissimo della propria vita. Ed è un uomo che però anche quando ti trovi a dover reagire a queste situazioni così non previste, forse ti riscopri un po' anche vulnerabile e forse debole per altri aspetti, però non sono delle debolezze che mi preoccupano, sono delle debolezze umane, come si suol dire. 34 ore di giornata, considerate tutti questi risultati che secondo me non è di poco conto. Se poi, come ho fatto il senza alcun problema per confrontarci con i cittadini. Vergognati, sei la vergogna di questa città! Buffone! Venite qui a insultare, mandate via, buffoni tutti! Senta, l'uomo sicuramente è tra i politici più potenti della Calabria, ma anche della destra italiana, che nel volgere di una notte, dopo una lunga vicenda giudiziaria, si ritrova in carcere. Lei va con i suoi piedi, si consegna. Che cosa ha significato per lei varcare il portone del carcere? All'atto della condanna, condanna che abbiamo sempre ritenuto ingiusta, da uomo delle istituzioni l'hai accettata e la mattina dopo, nei giorni successivi, non hai aspettato che qualcuno ti notificasse l'atto, ma ti sei consegnato prendendo atto di ciò che si era verificato e dicendo: sono oggi nelle mani di uno Stato che ha deciso di farti varcare la soglia del carcere di Ardillà. Però la prima settimana ho dormito, cosa che non accadeva da anni. Ho dormito serenamente pensando che nella tua vita tu avevi vinto tante battaglie, tante partite giocando a basket e tante battaglie politiche, che questa forse la più difficile di battaglia l'avevi persa. Però con l'animo di chi sempre è uscito dal campo con la maglietta bagnata e a testa alta. La sua non è stata sicuramente la vita di un uomo normale, no? Lei ha toccato con mano veramente il successo, ha gestito tanti soldi, un'agenda fitta di impegni. Cosa significa poi entrare in carcere? Io ho sempre detto, ho fatto le campagne elettorali, ho viaggiato sui treni, ho dormito nei camper, ho dormito nei bungalow, nei sacchi a pelo, nelle tende. Ho dormito anche negli alberghi, a 4 stelle, anche qualche volta anche alberghi, qualche circostanza a 5 stelle, perché no? E mi sono trovato a dormire
nel lettino della cella 16, la sezione Apollo del carcere di Arghillà. E lì c'è una scelta: o rifiuti tutto ciò che vai a vivere, oppure ti attrezzi mentalmente, fisicamente, e pensi che quel tempo prima o poi passa. C'è una cosa molto bella che mi piacerebbe raccontare, che non ho mai detto. Ci sono delle scene che sono molto particolari, che si vivono, diciamo, in quell'esperienza. Durante il giorno, nella zona d'aria, in biblioteca, viene qualcuno e dice: ragazzi, sono venuto a salutarvi, sto uscendo. Ecco, quante volte si sono trovate giovani a uscire, è un momento di felicità. Perché pensi che toccherà anche a te. E quindi questo ti dà la forza, ti anima e ti dà coraggio a guardare avanti. Si commuove. È stata un'esperienza molto dura. È scontato dirlo, però evidentemente è qualcosa che segna profondamente. Sì, perché poi alla fine fai i conti con te stesso, con la tua vita, fai i conti con quella che è stata, diciamo così, la tua esperienza di vita, e quando ti rendi conto che la barbarie, la cattiveria supera ogni confine, ti rendi conto che viviamo in un mondo molto più complesso di quello che hai sempre vissuto e immaginato di vivere. Queste cose le racconto perché sono belle, perché trasmettono anche, secondo me, un messaggio di come e perché a volte certe cose si possono superare. Ricordo anche quando la sera rientravo in cella e tante volte passavo da qualche cella per scherzare, per salutare, perché si crea quel clima, quell'afflato, quella condizione di solidarietà che lì dentro ancora esiste. E molti mi dicevano: ancora qua, sei, quando esci? E io dicevo: uscirete molti più di voi prima di me. Ma che dici, tu sei scopelliti? Proprio per questo. La storia non mi ha dato torto. Ho pagato fino in fondo il prezzo che mi era stato contestato, e alla fine, gli ultimi 6 mesi, ho avuto l'affidamento in prova ai servizi sociali su una condanna di 4 anni e 7 mesi. L'ho fatto tutto fino in fondo, con dignità, a testa alta. Come ha raccontato a sua moglie e la più grande delle sue figlie la sera prima che lei si costituisse in carcere? Che notte è stata quella? Mi sono svegliato diverse volte, avevo abbracciato a Greta e poi, diciamo così, alle 6:30 già eravamo in piedi. Quindi fino a in questo salone siamo stati fino all'una di notte insieme a tanti amici. E poi, diciamo così, abbiamo tentato di riposare un qualche ora. Tocco un punto dolente. Sua mamma è morta senza sapere di avere un figlio in carcere. Cosa significa questo per lei? Una sofferenza che forse non meritava, quindi giusto così. Secondo lei ha avuto qualche dubbio? Poi le mamme sono le mamme. Forse anche più di un dubbio, però meglio così, ribadisco, ripeto. La conferenza stampa oggi non è sul bilancio. No. Perché sarebbe stata una conferenza stampa molto scontata. La conferenza stampa di oggi invece ha ad oggetto tutta la storia relativa ai compensi che mi hanno riguardato. La sua vicenda giudiziaria si lega strettamente, incrocia il destino amaro di Orsola Fallara, dirigente del comune, assessorato al bilancio. Morta una notte di dicembre ingerendo dell'acido. Chi era per lei Orsola Fallara? Era una ragazza che ho conosciuto quando eravamo bambini, che poi l'ho ritrovata negli anni post dell'università. Era una docente universitaria, una commercialista, ed era una donna vogliosa di contribuire a far crescere la città.
lo ha fatto per tanti anni in maniera secondo me esemplare, poi è stata colta da un momento di debolezza evidentemente, da un qualcosa che nessuno ancora è riuscito a spiegare, ma perché non interessa spiegarlo, non era questo l'obiettivo. E però molti fanno finta di non saper leggere, basta ripercorrere la sua conferenza stampa delle 18 di quella sera, dove fa i nomi e cognomi delle persone responsabili di tutto quello che accadrà il giorno dopo a lei, e che poi quella notte, presa da questa disperazione, decide di farla finita. Anche su questo, quante falsità, quante ignoranza, quante bugie, quante cattiverie sono state dette rispetto al suicidio di Orsola Fallara. Orsola si è suicidata, lo dicono i procuratori, la magistratura, quindi mi pare di capire, di comprendere che tutto ciò che si è tentato di costruire, e c'è ancora dell'altro su questo che si è tentato di costruire, maldestramente, non è stato un tentativo ben riuscito per chi l'aveva congegnato. Devo dire che rimane però l'amarezza di dover constatare che nel momento in cui io mi licenzio da Orsola Fallara, quando non mi risponde al telefono, nel momento in cui questa cosa diventa pubblica, della liquidazione delle somme, diventa pubblica, io la chiamo perché ero fuori, non mi risponde, gli scrivo un messaggio, mi conferma che era tutto vero e gli dico: come è tutto vero? Dice sì, ma perché rispondi, mi voglio comprendere. Mi dice: non ti rispondo perché provo vergogna. E io in maniera molto lapidaria gli rispondo, gli rimando: ti dovevi vergognare prima. Quello è stato l'ultimo messaggio dei primi di novembre che io ho avuto con Orsola Fallara, perché poi per me è stata cancellata. Per quale motivo? Perché se tu riponi fiducia in una persona, in un uomo, una donna che sia, e sai che la nostra battaglia è la battaglia della vita, è la battaglia di rinascita, di rilancio di un territorio, non ti è consentito avere momenti di debolezza. Quello è stato un momento di debolezza per sé e per qualcuno accanto a sé, che non eravamo certamente né io né il mio gruppo dirigente, dove queste somme sono state liquidate. Bene, sono state liquidate l'85% delle somme quando io non ero più sindaco, ero presidente della regione. Vede, come io assegnai quegli incarichi a Orsola Fallara, anche il facente funzioni Raffa in pochi mesi, in 4 mesi ne consegnò 18. Quindi se Scopelliti affidava alla Fallara questi incarichi per poter poi dire, questa è la costruzione fantasiosa delle sentenze, per poter dire trucca i bilanci senza aver mai uno straccio di elemento, io le domando: e Raffa quale motivo aveva a dare alla Fallara gli incarichi come gli dava Scopelliti? Senta Scopelliti, però le voglio dire una cosa, questa diciamo è giustamente la sua difesa, che però non ha retto in tre gradi di giudizio. Sì, vabbè, ma questo... Primo, secondo e anche la Cassazione. Certo. Hanno comunque certificato che dietro Orsola Fallara, dietro ogni atto di Orsola Fallara, c'era Giuseppe Scopelliti. Certo. Lei ha fatto il carcere per questo. Sì. È difficile immaginare che lei non conoscesse tutti gli atti che uscivano da quel comune. Anche qui qualcuno maldestramente disse: Scopelliti non sapeva cosa firmava. Su questa cosa tanti suoi colleghi ci hanno marciato per anni, nella loro ignoranza ovviamente. Quando io firmavo, siccome firmavo 300-400 incarichi, non solo alla Fallara come qualcuno ha tentato di dire, firmavo 300-400 incarichi, ogni incarico prevedeva 3 firme, più se c'erano i fascicoli, anche i fascicoli allegati. Quindi la segreteria mi portava queste pratiche, restavo chiuso per almeno un'ora e mezza a firmare,
Vede, quando dicevo non sapevo a chi firmavo, no cosa firmavo, io sapevo che firmavo degli incarichi, ma non sapevo a chi. E affidavo questi incarichi, che ho scoperto che erano 48 alla Fallara. Però lei non si rimprovera comunque allora a questo punto che le è sfuggito qualcosa? Ma lei come fa? Ma lei in un'amministrazione che non è elefantiaca, ma che comunque è un'amministrazione abbastanza grande, come quella di un comune che ha 1100 dipendenti, lei come fa a controllare tutti gli atti? Ma mi guarderei bene dal poter dire che chiunque c'è un sindaco che fa questo, forse neanche nei comuni di 2000 abitanti si riesce a fare questo. Non è mai stato toccato in questi anni dal dubbio sul suicidio di Orsola Fallara? Lei è convinto di Io questo? Sono convinto perché questo ha detto la procura, questo ha detto anche la parte, diciamo così, dell'ospedale che l'ha avuto in cura in quelle ore. Quindi, Ma magari qualcuno l'ha costretta ad ingerire l'acido muriatico, non è quello, diciamo, il discrimine. Ho detto prima, basta guardare la conferenza stampa e lei dice se da domani mattina mi accade qualcosa la colpa di Tizio e di Caio. Quindi fa dei nomi perché lei ha rilevato che che il tentativo che è stato messo in campo all'atto, diciamo così, dell'insediamento della nuova gestione è stato un atto persecutorio nei suoi confronti. Vede, una donna che dice a poche ore dal suicidio chiedo scusa a Scopelliti perché ho tradito i suoi insegnamenti, ecco queste testuali parole, mi sembra che sia un testamento. Secondo lei perché questa frase così forte, detta poche ore proprio dal suicidio, non hanno avuto presa poi nei dibattimenti, non hanno avuto alcun senso? In fondo la scagionava. Certo, infatti se lei fosse rimasta in vita ovviamente non sarebbe stato questo l'epilogo, ne sono più che convinto, perché lei si sarebbe assunta le responsabilità. E altra cosa è che le voglio dire che nel primo grado non è stata ammessa la conferenza stampa, in secondo grado è stata soltanto acquisita, nonostante i miei avvocati hanno sempre chiesto di poter vedere pubblicamente in aula quella conferenza stampa. E questa città deve vivere una grande stagione, che lo può fare perché ci sono gli uomini adatti, perché c'è la classe dirigente che la supporta, perché la sua città è grande e continuerà ad essere grande. Non è che lei a un certo punto della sua carriera politica si era troppo innamorato dei riflettori, troppe feste, troppe manifestazioni nazionali e internazionali, quel Peppe DJ che insomma poi era diventato un po' un mantra, non è che forse c'è stata una ubriacatura in riva allo stretto? No, guardi, noi abbiamo costruito una stagione che era quella del modello Reggio, del tanto vituperato modello Reggio, che oggi basta fare una passeggiata in centro per capire e per comprendere quale fosse la differenza di quel modello rispetto alla stagione attuale. Reggio, con i suoi eventi sportivi, internazionali, come ha detto lei, anche nel campo della musica, riusciva a diventare un centro di grande interesse. E ma questo... non c'è stato un abuso di questo? Non è stato troppo secondo lei? Non pensa che lei a un certo punto abbia virato troppo su questo tipo di politica, forse più dell'apparenza che della sostanza? Assolutamente no, perché guardi, una città turistica non può non vivere di eventi, ma poi noi abbiamo costruito e finanziato decine e decine di opere pubbliche. Però qualcosa di molto grosso non ha funzionato, perché la sua condanna è strettamente legata alla gestione delle casse del comune negli anni in cui lei era sindaco. Poi è stato certificato un disavanzo di 170 milioni. Le voglio dire, probabilmente sì, Tutte quelle cose non si potevano fare. Qualcosa non ha funzionato, lei questo è in grado di ammetterlo? Allora, guardi, le dico come funziona, così forse... No, prima risponda alla mia domanda. Sì, lei è in grado di ammettere che qualcosa evidentemente non ha funzionato? Le spiego perché si è creato un buco da 118 milioni. Da
da 118 milioni. Perché arrivano in maniera anomala gli ispettori ministeriali e vanno a valutare, anziché i residui attivi e passivi, soltanto uno di questi. Cosa fanno? Ti dicono ci sono 95 milioni di crediti inesigibili. Cosa sono i crediti inesigibili? Sono quei crediti che non puoi più riscuotere perché sono passati troppi anni. Se a questo lei aggiunge i debiti fuori bilancio che io mi sono portato alle precedenti amministrazioni, il buco si amplifica. E poi le dico, guardi, una cosa che non ho mai detto, ma è documentabilissima e lo faremo un giorno se sarà opportuno. Il buco del bilancio del Comune di Reggio Calabria non parte dall'amministrazione Scopelliti, parte dall'amministrazione precedente, dall'amministrazione Falcomatà. Il buco di bilancio mi è stato consegnato e l'ho ereditato. Una parte di buco di bilancio e un'altra parte ovviamente è riconducibile all'amministrazione Scopelliti. Lei non ammette di aver commesso degli errori, al di là della condanna, ma, e va bene, ma lei nella gestione oggi, a distanza di tanti anni, non ammette errori nella sua gestione? Io le faccio soltanto una considerazione. Un sindaco che vince con il 70% nel 2007, che non è ricandidabile per legge, che motivo avrebbe di andare a fare operazioni di questa natura? È chiaro che le operazioni di questa natura sono riconducibili prettamente alla struttura amministrativa, che nella sua presunzione o nella sua, diciamo, consapevolezza ha immaginato che quegli atti fossero normali. Vede, quindi lei si sente la coscienza a posto sulla gestione posso dirle un'altra cosa? No, mi risponda. Sì, decisamente sì, perché lei non troverà mai la condanna, non ti riconduce mai a un aspetto in cui viene detto Scopelliti ha mandato una comunicazione, un messaggio, un'intercettazione, un qualcosa dicendo truccate i bilanci. Non c'è mai. La condanna si fonda sulla prova logica. Sulla prova logica. Siccome la dirigente era stata nominata da Scopelliti perché lui la conosceva, la prova logica. Una cosa. Sa cosa rilevo io da cittadino oggi? Che nel bilancio del 2019 del Comune di Reggio Calabria non soltanto mi sembra che il buco sia triplicato rispetto a quello precedente della mia amministrazione, ma mi pare di capire, e ne ho motivi fondati per averlo letto, che la Corte dei Conti dice testualmente che i bilanci sono truccati. Continua. Però ora non è stata aperta nessuna indagine. Ma non lo so, guardi, io sono contrario a questo tipo di situazioni perché lo ero ieri e lo sono ancora oggi, perché queste vicende di natura, diciamo, gestionale sono di competenza, a mio giudizio, sempre della magistratura contabile. Poi, per carità, ci sono le procure che intervengono quando lo ritengono, ma... Quando lei finisce di fare il sindaco di Reggio Calabria diventa governatore della regione, sì. Però un anno dopo il comune di Reggio Calabria viene sciolto per contiguità con l'Andrangheta. Evidentemente quando il comune di Reggio Calabria è stato sciolto lì c'era anche tanto della gestione, ma sì, Scopelliti. Ma sono passati 2 anni e mezzo dall'amministrazione Scopelliti, però voglio dire, non c'è dubbio che vengono riprese alcune dinamiche di quella stagione. E vede, il comune non doveva essere sciolto. Il fattore scatenante dello scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per mafia furono gli arresti della società Leonia. Sfido chiunque a dire il contrario. Vede, a distanza di 9 anni, la Cassazione, qualche tempo addietro, ha emesso una sentenza che ha assolto tutti gli indagati per quella vicenda. Quando si insediò il ministro Cancellieri come ministro dell'interno, alla prima conferenza stampa ci fu un giornalista che gli chiese: ministro, ma lei scioglierà il comune di Reggio Calabria? E la ministra Cancellieri disse: guarda, io sono arrivato adesso, di che cosa sta parlando? Quindi, come vede, era già nell'aria quell'azione di demolizione della persona e purtroppo, dico anche purtroppo, di
demolizione di una città era partita. È possibile governare una città come Reggio Calabria, poi governare una regione come la Calabria senza scendere a patti con l'Ndrangheta? Io ritengo di sì, sia possibilissimo. Perché vede, l'Ndrangheta nella sua impostazione, la sua filosofia, ha rispetto dell'interlocutore, tra virgolette, che non è un interlocutore, ma al rispetto, diciamo, dell'istituzione. Quando vede che tu svolgi il tuo ruolo e lo fai in maniera coerente, lineare. Dove l'Ndrangheta invece si fa sentire e l'Ndrangheta diventa, diciamo così, poi anche invasiva? Nel momento in cui tu amoreggi con una parte di questa. Lunga anche però, sul perché tante volte. Immagino che nella sua lunga esperienza, almeno questo sicuramente, lei è stato avvicinato tante volte dall'Ndrangheta e poi ha dovuto dire no. Guardi, io ritengo di poter dire di no. Ritengo di poter dire lei di no. Lei ci sta facendo una poi, narrazione di una Calabria. No, le faccio la narrazione di un'esperienza vissuta in prima persona di un uomo che comunque ha sempre basato la propria vita, la propria presenza anche in politica, sapendo molto bene. Io nel 95, quando mi candidai alle regionali, ricordo, dicevo in giro, ma l'ho sempre detto poi nel 2000 e tutte le altre regioni, altre elezioni, dicevo: non prendete mai i voti della mafia perché è una cambiale in bianco che firmate. Poi è chiaro, è evidente che magari in tante circostanze dei messaggi sono arrivati in maniera eclatante e visibile, no? I proiettili, la bomba e quello e quell'altro, al di là di tutto non abbiamo elementi concreti per dire chi sia stato, però possiamo dire che ci sono stati, come ci sono state altre cose anche più gravi. Ma perché? Perché aveva promesso qualcosa che non ha mantenuto, perché invece al contrario ha sempre detto no? Ma io penso, vede, una volta incontrai il questore di Catanzaro, perché ero arrivato da 3 mesi, mi arrivarono dei proiettili e io dissi: secondo lei, ma perché sono arrivato qua da 3-4 mesi? E lui mi disse candidamente e giustamente: è un messaggio per dire fai attenzione a come ti muovi. E quindi poi lei come si è mosso? Come era giusto muoversi, in maniera molto lineare e trasparente, come ho sempre fatto, come ho fatto a Reggio Calabria, ho fatto poi in regione. Nel suo 75% di preferenze quando era sindaco del comune non gli è mai venuto il dubbio che potessero esserci tanti voti dell'Ndrangheta lì, che magari sia stato il cavallo prescelto su cui puntare. Lo abbiamo letto che in qualche circostanza è venuto fuori, dice sì, si puntava su Scopellini, ma perché vincevi? Ma perché era una scelta loro, ma non perché mai qualcuno avesse interferito, qualcuno avesse dialogato, qualcuno personalmente mi fossi mai interessato a una cosa del genere. Ho sempre ripudiato quel voto. Anche perché puntualmente o in diverse circostanze il suo nome nei diversi processi, insomma, è sempre stato tirato un po' per la giacchetta, diciamo così, il suo nome è sempre uscito, anche se è giusto dire che lei non è mai stato però coinvolto direttamente in una inchiesta antimafia. Ma sempre su cose che sono servite magari a chi le diceva per cercare di acquistare un po' di visibilità, un po' di maggiore notorietà, tutte cose che poi non hanno mai trovato, grazie a Dio, ovviamente, riscontri, ma questa la dice lunga anche però, sul perché. Scopelliti, mi dica che cosa non rifarebbe. Ma vede, forse il 17 gennaio del 2013 in l'aula Calipari, all'auditorium Calipari, io dissi: tutti i giornali pubblicano che io sarò candidato alle politiche, capolista alla Camera, non capisco perché. Sappiate che ho fatto la scelta di restare qui per combattere qui la vera grande battaglia di rinascita della mia terra, perché è da qui che si può cambiare. E aggiunsi: perché ho deciso di morire qui, mi ero già dato la mia sentenza. E quindi forse lì, quando invece di ostinarmi a pensare che la mia crescita e la mia prospettiva
dovesse essere sempre legata alla crescita della mia terra, a quel punto forse nel 2013 dovevo prendere atto che i segnali erano già chiari, noti, evidenti, inequivocabili già da qualche anno. Ecco, vede, il sistema che si oppone alla tua gestione, al tuo governo, è un sistema che ti consente ogni giorno di far uscire su una pagina del giornale, sulla prima pagina di un quotidiano, un attacco alla tua persona, fino a costruire attorno a te quell'accerchiamento che nel momento in cui viene condannato la gente dice: meno male, ce lo siamo tolti di mezzo. Io aggiungo, paradossale questa affermazione, aggiungo, mi poteva andare anche peggio, ho rischiato molto di più che l'essere condannato in una terra come la nostra, quasi, perché qui il nodo, lei prima ha parlato di mafia, ha parlato di 'ndrangheta ovviamente, in questa terra è strano l'intreccio che esiste tra la mafia non potrebbe avere tutto questo potere se non fosse supportata, secondo me, da pezzi del territorio, da meccanismi, non qualcosa che a Reggio Calabria venne chiamata borghesia mafiosa, che credo era un termine molto appropriato, questa, diciamo, chiave di lettura che venne data. E allora è chiaro ed è evidente che poi finisci in questa situazione e finisci alla cella numero 16 del carcere di Arghillà. Le stanno lanciando pesanti accuse, ha detto anche poteva finire peggio, quindi lei ha temuto per la sua vita? Ma certo, come no, temuto veramente di dover affrontare situazioni molto più complesse, perché mi sono reso conto che comunque quello che stavamo facendo era un po' rivoluzionario per questa terra e non era gradita a tutti. Conosce personalmente Giorgia Meloni, eravate insomma due ragazzi che militavate nel fronte della gioventù. Sì, Giorgia è ovviamente più piccola, ma con Giorgia abbiamo condiviso tanti anni della militanza giovanile, ma soprattutto abbiamo condiviso tanti anni in Alleanza Nazionale, nel PDL. Io ricordo quando con Giorgia ci si incontrava a Roma spesso ed ero io a fare gli inviti anche ad altri parlamentari, perché chiesi a Giorgia, in una fase storica del Popolo della Libertà, che quel partito, quella realtà era un movimento, diciamo così, politico che incominciava a perdere la sua autorevolezza politica. E io dissi a Giorgia, e glielo chiesi insieme alla presenza di altri 7, 8, 10 parlamentari giovani, dissi: noi dobbiamo costruire un mondo, di una realtà di eletti giovani, per cercare di dare una svolta a questo Popolo della Libertà, e tu sei per me il leader che deve guidare questo processo. Ci siamo incontrati per tanto tempo, poi lei a un certo punto decise di fondare Fratelli d'Italia. Lei aveva capito che Giorgia Meloni potesse essere una leader, si aspettava che poi la destra sarebbe arrivata a guidare questo paese e che si sarebbe stata proprio Giorgia Meloni? Giorgia è l'unica donna oggi in grado di poter svolgere un ruolo così importante, ma lo scrivo 3 anni fa, non lo scrivo oggi. Le piace la squadra che ha fatto, gli uomini che ha messo intorno a sé Giorgia Meloni? Ma gli uomini poi sono sempre, diciamo così, ci sono tanti, tanti uomini che molti sono... Molti lei li conosce personalmente, immagino. Molti sono amici miei personali, tutti di grande livello, di grande qualità. Io vedo che è una bella squadra, una squadra competente, capace, che fino ad oggi sta dando dei segnali. Vedo l'autorevolezza di Giorgia, che è la cosa che forse di più di tutti emerge in maniera assoluta. Si è fatta sentire in questi anni in cui lei ha avuto la sua... Non ci siamo visti, ma con tanti amici, comunque con lei no, ma con tanti amici non mai disturbata, non c'era motivo. Con tanti altri amici ci siamo incontrati, con tanti esponenti, insomma abbiamo un rapporto di cordialità. Chi è stato il politico che le è stato più vicino?
Gianfranco Fini, sicuramente tanti amici, tanti altri politici, ma Gianfranco Fini è stata la persona che prima e dopo ho ritrovato al mio fianco. C'è da dire che ho sempre avuto un grandissimo rapporto e soprattutto una grandissima stima nei confronti di un grande leader come Gianfranco. Cioè, lei vedrebbe un ruolo politico, un nuovo ruolo? No, io penso che Fini non sia interessato ad avere un ruolo politico. Presumo che Fini possa tornare molto utile alla causa di questo governo nel ruolo di padre nobile, come si dice in tante circostanze, in questi casi. Si sente di dover chiedere scusa a qualcuno? Ma scusa agli affetti più cari, questo sì, perché ovviamente questo impegno, questa diciamo condizione ovviamente ti ha sottratto tanto spazio e ti ha anche diciamo imposto dei ritmi in cui tu hai creduto, lavorando diuturnamente, pensando e sognando di poter regalare un futuro diverso, ti sei scontrato e ti sei reso conto che non era per nulla facile, che hai creduto forse in una cosa irrealizzabile, che spero qualcuno un giorno realizzi però. E però ti rendi conto che hai procurato anche tanta sofferenza. Alla Calabria e ai calabresi no. Di cosa dovrei chiedere scusa? Di aver dato tutto me stesso pensando di farcela, ma non ho tradito la loro fiducia, non l'ho mai tradita, mai solo per un attimo. Scusa perché forse non sono stato capace di realizzare i nostri sogni, i loro che erano anche i miei. Grazie. Grazie a lei.